Salve, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar sul testo unico sul commercio della Regione Campania. È un evento online del progetto affidato a Formez dal Dipartimento della Funzione Pubblica e aspettiamo che entrate in aula. Nel webinar di oggi noi parleremo del nuovo testo unico del commercio della Regione Campania. Avremo l'assessore che è stato varato anche con grande contributo dell'assessore alle attività produttive e il SURAP della Regione Campania, e questo webinar fa parte appunto del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale, supporta l'operatività della riforma in materia di semplificazione. Siccome il testo unico è corposo introduce delle importanti novità e soprattutto diciamo sistematizza la materia in tema di commercio, abbiamo deciso insieme all'assessorato della Regione Campania di fare più incontri. Il prossimo webinar si terrà il 3 giugno e l'altro ancora il 10 giugno, quindi questo ci darà tempo per approfondire tutte le tematiche. Solo pochi cenni sul contesto nel quale questo webinar si inserisce all'interno di un progetto che ormai dura da 2 anni, che ha realizzato molte tipologie di attività di formazione e informazione sia in presenza che a distanza, che hanno coinvolto tante persone anche in Campania. Anche in Campania abbiamo fatto ormai un anno e mezzo fa un grande ciclo di formazione in presenza insieme alle Camere di Commercio, anche decentrate a livello provinciale. Abbiamo costituito dei centri di competenza per la semplificazione, uno di questi è anche in Campania, all'interno del SURAP della Campania, e spero che presto diciamo, il piccolo gruppo di lavoro che Formez, che dà supporto al SURAP della Campania, possa diventare più grande, anche inserendo in questo gruppo di lavoro del centro di competenza della Campania e del SURAP, personale delle amministrazioni, responsabili dei servizi, dei sportelli unici, che possono dare un grande contributo agli elementi, a introdurre forme di semplificazione, soprattutto in questo momento in cui si stanno varando una serie di decreti a seguito dell'emergenza sanitaria e poi a seguito della crisi economica, che richiede forme di semplificazione significative per il rilancio dell'economia. Questi sono i centri di competenza che abbiamo costituito, come vedete sono sia nelle regioni del nord, del centro e del sud. Nei webinar abbiamo affrontato nei seminari molte tematiche. Tutto quello che è stato fatto nel progetto voi lo trovate qui a questo indirizzo, dove è possibile trovare, dove troverete diciamo, tutto quello che è stato realizzato in questi 2 anni di attività e tutta la relativa documentazione su tematiche varie, dalle conferenze dei servizi alla notifica sanitaria, tutti i temi che diciamo, possono senz'altro interessare tutti coloro che oggi partecipano a questa attività e che probabilmente avranno anche seguito qualche altro nostro webinar. Ecco qual è il programma, come vi dicevo l'assessore non c'è, ma c'è il consigliere Marrazzo che porrà i saluti anche da parte dell'assessore, quindi avremo Michele Granatiero e Riccardo Casalva che faranno i loro interventi e successivamente risponderanno anche alle domande che voi porrete in chat. Che altro vi posso dire che può essere utile? Ecco appunto, potete porre in chat una serie di domande. Qui Stefania Mullas vi ha scritto
dove potete trovare poi la registrazione, penso sia quello della registrazione del webinar. Infatti l'ultima parte poi sarà dedicata alla risposta alle domande che voi avete posto in chat. No, ho sbagliato. Stefania Mura ha scritto dove potete trovare tutti i materiali. Qui invece trovate, appunto, come ha scritto di nuovo Stefania, il sito, l'indirizzo dove troverete la registrazione. Probabilmente in genere noi lo facciamo nel pomeriggio. Oggi c'è qualche problema, quindi diciamo che da domani troverete la registrazione disponibile. Non mi resta che augurarvi buon lavoro, buon webinar, io rimango con voi e passo la parola a Nicola Marrazzo. Prego, Nicola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, a dire la verità, non è proprio il massimo vederci cioè io mi guardo da solo, non vedo nessuno, però il buongiorno spero che vi arrivi a tutti come se fossimo da vicini. Però viviamo questi momenti e quindi cerchiamo di fare di necessità virtù. Io più che consigliere regionale sono il presidente della terza commissione che ha elaborato di concerto con l'assessorato il primo e unico testo unico della regione Campania. No, ci tengo a ribadirla questa cosa perché era una sorta di fiore all'occhiello dell'attività legislativa che purtroppo però con la fase che stiamo vivendo, il Covid-19 e quant'altro, ci ha di fatto impedito di darne la giusta contezza anche ai nostri concittadini. Fare un testo unico in una regione come la Campania non è una cosa molto semplice, è una sfida che iniziammo insieme con l'assessore all'epoca Lepore. Nel frattempo voglio ricordare che sono cambiati gli assessori da quando è stata fatta la delibera iniziale fino alla conclusione, così come è cambiato il dirigente nel corso dei lavori perché è stato un lavoro abbastanza complicato che è durato all'incirca 2 anni per arrivare poi alla conclusione finale e la pubblicazione il 21 aprile del 2020. Ripeto, qualche giornalista usa fare delle statistiche su quello che fanno le commissioni. Io e i componenti di questa commissione risposi in quel caso che non basta solo il numero, basta la qualità. E aver fatto in questa consiliatura il primo testo unico della Regione Campania, beh, credo che questa commissione abbia fatto il suo dovere. Perché si è arrivati alla necessità di fare il testo unico? Perché capirete che nel corso dei lavori delle diverse finanziarie. Quello che era un testo inizialmente abbastanza snello si era diciamo, aggravato di tutta una serie di emendamenti che via via nelle finanziarie si andavano a pastellare. Quindi c'era la necessità di ripartire partendo da un dato, semplificare il più possibile, riordinare la materia. Togliere lacci e lacciuoli che molto spesso erano superflui e in contraddizione tra di loro. Ripeto, i dirigenti sono cambiati, prima c'era la dottoressa Beneduce, adesso c'è il dottor Granatiero, però non è mai mancato un minimo comune denominatore, cioè la voglia da parte di tutti di collaborare, di costruire il miglior testo possibile. Dico il miglior testo possibile perché nella testa del Presidente, cioè nella mia testa, c'era l'idea di semplificare ancora di più, ma tutto questo non era possibile perché, come capirete tutti quanti, noi ci muoviamo sempre all'interno di una cornice nazionale e qualche volta nell'ambito di una cornice europea. Vorrei ricordare per tutti la Bolkestein, che ci ha di fatto fatto perdere almeno 8 mesi di tempo in attesa di quello che erano le decisioni del governo nazionale. Allora, il primo compito che fecero gli uffici legislativi del Consiglio e della Regione era quello di
incominciare ad eliminare tutta una serie di emendamenti che si erano, come ho detto prima, affastellati, per cui ci siamo ritrovati ad eliminare all'incirca una ventina di articoli. E poi abbiamo inteso, avremmo voluto fare di più probabilmente, ma questo attiene probabilmente a tutte le norme autorizzative che esistono in Italia. E cioè, noi abbiamo un grande problema, l'autocertificazione. Noi siamo costretti in tutta la normativa che interessa i vari livelli ad avere dei controlli preventivi, quindi una serie di autorizzazioni che via via diventano complicate per chi vuole intraprendere. Purtroppo per fare questo avremmo bisogno della possibilità di mettere in campo un'autocertificazione solida che consente poi successivamente di avere dei controlli. Per cui l'imprenditore attraverso una serie di autocertificazioni potrebbe aprire e poi sarebbe lo Stato, la Regione in questo caso, che andrebbe a controllare. Ma questo ovviamente era un desiderata che non si è realizzato. Alla fine il testo unico, che noi volevamo il più semplice possibile, consta di 160 articoli, con una serie ovviamente di allegati, su cui si dilungherà sicuramente più e meglio di me il dottor Michele Granatiero. Che cosa abbiamo fatto oltre all'abrogazione? Abbiamo introdotto una serie di disposizioni legislative, quali la somministrazione di alimenti e bevande, abbiamo regolamentato la diffusione della stampa periodica, che, quotidiana e periodica, che sapete vive un momento di grandissima difficoltà, perché la società sta evolvendo, perché c'è un'attività che è quella del famoso giornalaio dei nostri paesini, che oggi ha grandissime difficoltà ad avere un ritorno economico e quindi una possibilità di futuro. Abbiamo inteso regolarizzare anche quello, così come abbiamo normato quelle che sono le sagre, le feste paesane, di cui si avvertiva l'esigenza, perché molto spesso gli organismi di controllo non avevano un testo su cui andarsi a muovere e si prestava eccessivamente alla libera interpretazione, quindi non era proprio il massimo. Così come abbiamo dovuto integrare e rimodulare una serie di normative rispetto a quella che erano la normativa nazionale e la normativa europea, per non parlare del grande capitolo delle aree dei mercatali, così come affrontare e cercare di trovare una soluzione per tutto quello che concerneva la normativa Bolkestein. Alla fine abbiamo deciso di arrivare a prorogare le concessioni per 12 anni e il rinnovo viene fatto su semplice richiesta, perché adeguare quelle che sono le norme nazionali, europee e regionali, vi posso assicurare che non è proprio la cosa più semplice del mondo. Tra le principali novità, e questa è un fiore, che è una cosa che su cui io spingo moltissimo, era il Campania, regione libera dalla plastica, e cioè incentivare per quanto più è possibile l'utilizzo di materiale riciclabile o ecocompatibile. Capirete che poi tutto questo, noi che abbiamo fatto una battaglia per eliminare la plastica monouso, oggi ci ritroviamo a seguito del Covid che molto spesso tutti quanti noi privilegiamo l'utilizzo del monouso, ma sarà una battaglia che sicuramente una volta passato questo momento di grande difficoltà che il paese vive e i suoi cittadini vivono, sarà una battaglia su cui noi dovremo ritornarci e fare in modo che tutto questo prenda corpo e diventi la normalità, perché altrimenti non ci sono
le condizioni, quando noi parliamo di attenzione al mondo, dobbiamo anche immaginare che se prendiamo il caffè, probabilmente quel bicchiere d'acqua che ci offrono, almeno a Napoli è così, sia fatto in vetro e, o in materiale ecocompatibile e totalmente riciclabile. Le difficoltà che noi abbiamo avuto, io credo che alla fine come commissione lo vorrei spiegare un attimo il percorso di questo testo unico, perché vi renderete conto e chi è presente nelle altre istituzioni e negli altri consigli regionali sa bene che cos'è il lavoro di una commissione. Noi abbiamo Siamo partiti da una serie di audizioni, ovviamente, di tutti i comparti interessati a questo testo unico. Abbiamo aperto i termini per gli emendamenti. Ovviamente capirete che ogni forza politica, ogni consigliere regionale ha avuto modo di dare il proprio contributo attraverso il proprio emendamento. Ovviamente, quando è finita tutta questa fase di preparazione, come commissione, almeno per quanto riguarda l'ufficio di presidenza, noi abbiamo ritenuto opportuno procedere con una sottocommissione per avere lavori più snelli, perché una commissione è fatta da 20 persone, quindi capirete, 20 persone a parlare, probabilmente anche quello che può essere una piccola modifica o un piccolo emendamento diventa particolarmente complicato. Abbiamo costruito una sottocommissione in cui erano presenti ovviamente le forze politiche di maggioranza e le forze politiche di minoranza, e con l'aiuto dell'assessorato all'attività produttiva e degli uffici legislativi del Consiglio abbiamo cominciato a esaminare una marea di emendamenti che erano stati presentati. Alla fine di tutto questo lavoro l'abbiamo riportato in commissione il testo che era stato approvato dalla sottocommissione, e devo dire con grande soddisfazione di tutti i commissari che ci avevano lavorato, la commissione ha approvato all'unanimità il testo unico. Dopodiché, devo dire che quando poi l'abbiamo portato una volta approvato in commissione, ovviamente passa alla Commissione Bilancio per la copertura finanziaria. Dopo la copertura finanziaria siamo andati in Consiglio. Vi posso assicurare che buona parte dei consiglieri riteneva che sarebbe stato oltremodo difficile, del resto eravamo a fine legislatura, approvare il testo unico sul commercio. Però poi messi tutti quanti insieme hanno dato dimostrazione di grande serietà, di grande compostezza, e noi siamo riusciti ad approvare il testo unico sul commercio all'unanimità, tranne qualche astensione su una serie di articoli, ma questo è stato motivo di orgoglio probabilmente di tutta la Regione Campania, approvandolo in una unica seduta. Anzi, due sedute, però capirete che parliamo di un testo, di un tomo da 160 articoli più gli articolati, non era un lavoro da poco. Per cui se c'è un merito da ascrivere, è da ascrivere al Consiglio regionale, alla Giunta che ci ha creduto, alla Commissione che ci ha lavorato, e penso che alla fine è un testo che si presta anche a successive modifiche e integrazioni, perché ci sono una serie di lacci e lacciuoli che, ripeto, non dipendono da noi. Se il governo nazionale ritiene che questo è il momento, guardi, noi abbiamo fatto una serie di documenti come commissione che riguardava il turismo, riguardava il commercio, riguardava il lavoro. La premessa in tutti i documenti era sburocratizzazione e semplificazione. Io credo che il governo nazionale debba cogliere al volo questa opportunità per semplificare una marea di leggi che hanno grandissima difficoltà ad essere applicate. Fare delle leggi che poi nessuno applica o tutti magari interpretano, secondo me non è
servizio migliore che si può rendere al paese. Tenuto conto delle condizioni sociali, sanitarie e geopolitiche che stiamo vivendo in questo momento, credo che sia il momento giusto per mettere mano a togliere una serie di sovrapposizioni legislative che impediscono molto spesso una ripartenza da parte delle imprese, delle attività commerciali, delle attività commerciali, artigianali. Se non ora, quando? Io penso che questo sia il momento giusto anche per consentire un'adeguata ripartenza da parte del paese stesso. Il testo unico c'è, oggi la Giunta comincerà a mettere mano su tutti i decreti attuativi e io mi auguro che per quando rientreremo in Consiglio, il testo unico possa dispiegare al meglio tutte le innovazioni che ci sono e soprattutto rendere più semplice la vita a chi fa questo tipo di lavoro, sia esso commerciante, sia esso mercatale o qualunque altra attività prevista all'interno del testo unico, in modo da poter dire, beh, finalmente abbiamo delle regole certe. Credo che debba aggiungere poco, anche perché nel merito poi ci sarà il dottore Granadiero che darà tutte le delucidazioni possibili. Grazie mille Presidente Navazzo, passo la parola a Michele Granatiero, Grazie a voi. che buongiorno a tutti. Sono Granatiero, sono il dirigente che nell'ultimo anno ha potuto, come dire, seguire per quanto riguarda l'attività e le competenze dell'assessorato, la stesura del testo unico, collaborando, intensamente con la commissione egregiamente, rappresentata dal presidente Marrazzo. In questo momento io ovviamente porto anche i saluti dell'assessore che non è potuto intervenire. Come sapete, in questo periodo di Covid-19 abbiamo moltissimi provvedimenti che stiamo portando avanti a sostegno proprio delle attività commerciali, artigianali, economiche in generale, e che in particolare per quanto mi riguarda ci stanno interessando, e in particolare, dicevo, il bonus micro imprese che stiamo cercando di chiudere proprio in questi giorni. Fino ad ora abbiamo potuto liquidare, elargire circa 200 milioni del bonus, e questo ovviamente ci riempie di soddisfazione, in quanto è un risultato che certamente sarà ritenuto significativo dagli operatori economici. In particolare poi voglio anche dare un grazie, devo dire la verità, perché l'ufficio legislativo della Presidenza della Regione ci è stata fondamentale come aiuto e sostegno alla elaborazione del testo. Giustamente diceva il Presidente Marrazzo, è il primo testo unico che noi abbiamo fatto qui in Campania, ma parlare di testo unico potrebbe essere forse un po' troppo semplicistico. Quando in genere i testi unici hanno un carattere compilativo, di riordino, diciamo, di semplificazione, ecco, delle disposizioni vigenti. Mentre invece questo testo unico ha voluto avere un carattere diverso, anche innovativo, a sostegno delle attività economiche. Attività che, come potremo vedere nel corso, diciamo, delle varie comunicazioni, riguardano tutte le attività commerciali presenti. Il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali, il commercio all'ingrosso, il commercio sulle aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita della stampa quotidiana e periodica e la distribuzione dei carburanti per autotrazione. Si tratta quindi di un settore fortemente influenzato dalla disciplina comunitaria, oltre che statale, avendo ovvi riflessi sulla concorrenza, sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sull'apertura dei nuovi esercizi commerciali. Voglio andare avanti anche con le slide. Dicevo sugli esercizi commerciali nel territorio regionale,
Non a caso, molti di questi elementi sono stati di raccordo con tutte le altre norme regionali e statali. In particolare vorrei soffermare l'attenzione sulla integrazione che abbiamo ritenuto necessaria proprio con le norme urbanistiche ed ecoambientali, in quanto il parlare di commercio e quindi parlare anche di zonizzazione delle varie attività aveva e ha certamente un riflesso fondamentale sulla organizzazione e sullo sviluppo del territorio in Campania. Dunque, scusatemi un attimo, ecco. Lo spirito del testo unico, quindi, è stato quello di voler valorizzare e coniugare l'identità commerciale del territorio, attraverso la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani, attraverso la sostenibilità ambientale, attraverso il risparmio di suolo, il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e volumi dismessi, attraverso la perequazione sociale ed imprenditoriale, in quanto il commercio significa uno stretto connubio, uno stretto rapporto fra utenza e titolari ed esercenti. La coerenza quindi con l'integrazione della pianificazione urbanistica, l'efficienza e lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva, l'innovazione tecnologica dell'offerta, oggi sempre più importante, la semplificazione amministrativa, ma non ultima anche la salvaguardia della cultura della legalità ed il contrasto all'abusivismo. In che modo fare tutte queste operazioni? Il testo unico sostanzialmente, come già diceva il presidente Marrazzo, ha ritenuto di voler, come dire, riunificare ed abrogare una serie di leggi. Le vedete qui indicate, sono le principali ovviamente, ma sono circa 20 le leggi che sono state abrogate. Ha dovuto però invece introdurre nuove disposizioni organiche. Queste perché danno un diverso respiro, ecco, alla legge, in particolare in somministrazioni di alimenti violenti, che prima non era previsto. Qui facciamo riferimento alla prima legge regionale, cioè quella la numero 1 del 2014, appunto abrogata, che non trattava quest'argomento. Poi abbiamo la diffusione alla stampa quotidiana e periodica, che assurge a particolare interesse in questi ultimi anni, e in particolare poi lo svolgimento delle sagre, delle fiere e delle feste popolari, che in Campania, come tutte le altre regioni, sono, come dire, destinatari, diciamo, di una tradizione da trasferire e da valorizzare, sono sempre più presenti della nostra città. Ma l'altro aspetto importante che caratterizza il testo unico è quello della conformazione ai principi comunitari e in particolare alla semplificazione dei regimi autorizzativi. La complessità è anche presente negli articoli a cui anche il presidente Marrazzo riferiva, i 158 articoli, ma sono divisi in tre titoli, e poi vi sono quattro allegati che meglio descrivono tutta l'attività che poi passa, diciamo, alla competenza dei SURAP e dei SUAP comunali. Questa legge quindi è strettamente indirizzata all'attività operativa di questi uffici che quindi dovranno farsi carico di avere un rapporto privilegiato con gli operatori economici. Passiamo un po' alle varie parti che riguardano la legge, il testo unico. In particolare, facevo già riferimento prima, e lo aveva fatto anche il presidente Marrazzo, alla sostenibilità ambientale. Cioè, abbiamo cercato, per la verità, diceva anche Marrazzo, abbiamo anche dovuto perdere un po' di tempo, e quindi siamo sostanzialmente arrivati alla stessa scadenza,
per cercare di evitare l'utilizzo dannoso della plastica. Già la comunità europea praticamente dispone che a partire dal 2021 sarà ovviamente obbligatorio come dire, procedere con il divieto dell'utilizzo di questo materiale. Ci troviamo quindi ad accavallarci, perché noi ovviamente entreremo in vigore con il nostro testo unico proprio in prossimità sostanzialmente della scadenza comunitaria. Abbiamo poi invece introdotto una promozione della cultura della legalità contro l'abusivismo comunitario. Questo è un elemento molto importante, perché noi sappiamo che il settore si presta moltissimo come dire, al pericolo che l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali producono sul tessuto produttivo. Per cui abbiamo pensato di promuovere protocolli d'intesa con i comuni, con le organizzazioni di rappresentanza, con le associazioni sindacali, le componenti prefetture provinciali, per rafforzare i controlli e le misure di dissuasione nelle aree, in particolare nelle aree maggiormente caratterizzate dall'abusivismo commerciale e dalla illegalità di uso. Si sosterranno quindi nuove politiche a favore dei consumatori, con azioni e progetti anche di educazione e sensibilizzazione, anche per esempio nelle scuole, con l'obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti. Altri elementi sono presenti, forse direi per la prima volta, nella norma regionale, sono gli elementi relativi ai requisiti di accesso. Fino ad oggi non è che fossero praticamente come dire, sottratti all'interesse della normativa, normativo, ma probabilmente ci si rifaceva pedissequamente alle norme nazionali. Abbiamo invece voluto affermarle nella normativa specifica, nel testo unico regionale, inserendo proprio i requisiti di accesso che fanno riferimento ai requisiti di onorabilità dell'articolo 71, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 59 del 2010. In particolare stiamo parlando di porre divieto all'accesso all'attività commerciale a tutti i delinquenti abituali, a chi è autocondanna per delitto non colposo e a pena detentiva per delitti del codice penale, la ricettazione, il riciclaggio, la bancarotta fraudolenta e così via. Ma abbiamo voluto anche dare maggiore rilevanza anche ai requisiti che occorre necessariamente avere per accedere all'attività commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. C'è l'articolo 71, però i commi 6 e 6 bis, che sono specificamente rivolti al possesso di requisiti professionali. Sono cioè quelli di aver frequentato corsi professionali per il commercio, la preparazione alla somministrazione degli alimenti, esperienza biennale qualificata nel settore alimentare o nella somministrazione di alimenti e bevande, il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea in corsi però con presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o all'amministrazione, alla somministrazione di. Quindi voglio dire, abbiamo cercato di qualificare anche meglio, voglio dire, la presenza degli operatori economici. Altro elemento che è certamente innovativo nel testo unico è la formazione professionale. La Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale, proporrà annualmente la formazione professionale attraverso dei programmi di corsi di formazione professionale per il commercio relativo proprio al settore alimentare. Inoltre, saranno promossi dei programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori delle varie attività. Andando poi invece nel corpo del testo unico, abbiamo invece gli aspetti più, come dire, rilevanti. E riguardano ovviamente gli strumenti che si potrà avere a disposizione per quanto riguarda l'applicazione normativa. Facevo riferimento quindi ai SUA.
Il suo è un ufficio non recente, ovviamente, ma che probabilmente sconta una difficoltà organizzativa e forse anche di professionalizzazione. E quindi con il testo unico e attraverso anche per esempio questi corsi, il webinar di oggi ne è certamente uno, e quindi la divulgazione, l'informazione, dobbiamo assolutamente arrivare ad un livello di competenza di questi SUAP, in quanto sono lo sportello che maggiormente deputato ad avere contatti diretti con gli operatori economici, non soltanto, ma anche con l'utenza che ha bisogno di chiarimenti e delucidazioni. Al SUAP sono attribuite anche le competenze di sportello unico per l'edilizia produttiva e la tabella, in particolare tutta la tabella A allegata al testo unico, sintetizza in effetti tutte le attività in cui il SUAP dovrà dare il proprio contributo. A fianco del SUAP, vi sarà il SURAP regionale che è pronto a dare indicazioni e ausilio nei vari ambiti di competenza dei singoli. E quindi ovviamente sarà un servizio a disposizione di questi uffici comuni. Altro elemento che spicca nel testo unico sono i centri di assistenza tecnica, i CAT. Questi CAT erano stati già inseriti nel precedente testo regionale, ma non hanno mai avuto, diciamo, la fortuna operativa di poter esplicare le proprie competenze, le proprie. Ma sono elementi determinanti che ci sono stati fortemente richiesti dalle categorie degli operatori e che quindi riteniamo debbano essere assolutamente incentivati e portati come dire, in auge nell'attività applicativa della. Ovviamente i CAT saranno anche oggetto di specificazioni all'interno dei regolamenti applicativi del testo stesso. Veniamo invece poi ai due aspetti che sono particolarmente interessanti nell'ambito, diciamo, di questa prima comunicazione, cioè la programmazione regionale e gli organismi comunali di riferimento del testo. Per quanto riguarda la programmazione regionale, abbiamo i distretti del commercio. Sono nuove entità territoriali di rilevanza comunale e intercomunale, promosse su iniziativa di cittadini, imprese, aggregazioni sociali, consumatori, e il comune capofila che dovrà, come dire, rappresentarli, avrà uno stretto rapporto, di collaborazione con l'amministrazione. Quindi attraverso i distretti del commercio, sostanzialmente il commercio diventerà fattore di integrazione tra tutte le attività economiche, presenti sul territorio. E quindi cercherà di coniugare al meglio le varie potenzialità presenti sul territorio. Ci saranno altri strumenti regionali, il Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali, un protocollo per l'esercizio campano della qualità, il protocollo cosiddetto la terra delle eccellenze per salvaguardare e valorizzare appunto le potenzialità tradizionali locali. Ed il commercio elettronico sarà oggetto di particolare attenzione nell'ambito del regolamento applicativo. Altre attività promozionali le potrete ovviamente individuare, sono relative come dire, al voler privilegiare la filiera, in particolare la filiera corta. Sono due elementi che ci permetteranno anche di dare maggiore, come dire, economicità a tutta l'attività. Altre questioni ovviamente saranno anche oggetto diciamo, di prossime comunicazioni, come i carburanti e così. Per quanto riguarda invece gli strumenti comunali, vorrei porre in particolare l'attenzione sui SIAD, perché il SIAD è lo strumento, comunale di intervento per l'apparato distributivo, che maggiormente coniuga il rapporto tra il testo unico del commercio e l'attività urbanistica del comune. Il SIAD si è voluto conformare allo strumento urbanistico generale,
peraltro era già presente nelle norme precedenti, ma si è voluto rafforzare il rapporto con la struttura legislativa regionale, in particolare quella urbanistica, che è in questi giorni in discussione, anche se in Consiglio regionale, per la riforma della legge urbana. Il SIAD, che è approvato dal Consiglio Comunale, deve avere il parere di conformità dell'ufficio regionale, quindi sono proprio io che dovrò dare il parere di conformità dei SIAD, e ha ufficialità dopo la pubblicazione. È costituito da una serie di elaborati che ne rappresentano proprio l'intimo collegamento con la struttura urbanistica, in quanto il SIAD è sostanzialmente un elemento del piano regolatore generale. Cambierà nome, ma sostanzialmente il piano regolatore generale dovrà contenere tra le proprie azioni il SIAD. Anzi, il SIAD dovrà essere integrato e laddove dovrà essere omogeneizzato all'attività urbanistica e alle previsioni del piano regolatore. Le finalità del SIAD ovviamente non possono essere quelle che di razionalizzare tutta l'attività commerciale presente sul territorio comune. Quindi la zonizzazione è l'elemento determinante per poter arrivare a questa integrazione, ed in particolare questa zonizzazione permetterà anche di determinare i fattori di maggiore interesse per quanto riguarda le attività più specialistiche, tipo per esempio la vendita delle merci ingombranti, attraverso per esempio la valorizzazione di particolari aree periferiche, oppure la specializzazione di alcune attività commerciali all'interno del centro storico, e quindi potrà dare elementi determinanti per lo sviluppo più di valore dell'attività. Particolare attenzione, come dicevo, ai centri storici, ma volevo in particolare porre attenzione su altri aspetti che riguardano l'attività commerciale, ed in particolare sugli altri strumenti comunali che sono di rilevanza sia per il centro storico, ma anche per tutta l'attività che riguarda l'attività in aree periferiche. Il testo unico infatti interviene a favore anche dei centri minori. Parliamo di centri di comuni con popolazione inferiore a 3 milioni di abitanti, oppure comuni ubicati nelle isole e nelle comunità montane, oppure nelle frazioni e aree ubicate in posizione isolata rispetto al centro urbano. In queste aree si potranno definire dei centri polifunzionali di servizio, che permettono quindi una rivalutazione e una rivalorizzazione delle aree più periferiche attraverso la, come dire, la, con l'aiuto addirittura di una esenzione rispetto ai tributi locali, previa convenzione, e queste strutture potranno contenere al proprio interno una serie di attività che saranno appunto di rivitalizzazione di queste aree più periferiche. L'ultimo aspetto che è determinante, rispetto al quale la Regione ha fino ad oggi, in questi ultimi anni, sempre posto l'attenzione, ma mai in modo chiaramente operativo, è l'adeguamento alla legge 13. La legge 13 riguarda gli utenti diversamente abili, rispetto ai quali la legge urbanistica e in particolare il regolamento interverrà per forzare, ecco, una sorta di inerzia che si è dovuta registrare in ambito prevalentemente comunale nella definizione di programmi e nella realizzazione di opere pubbliche in particolare, che ovviamente non possono tenere in disparte esigenze legate alla fruibilità da parte di soggetti particolarmente disagiati.
Nelle prossime comunicazioni del 3 e del 10, ovviamente scenderemo nel dettaglio di particolari elementi costitutivi del testo unico. E quindi sarà opportuno come dire, selezionare meglio gli argomenti più di interesse in modo da non incorrere in problemi di tempi, ecco, di esposizione, in quanto la norma è fin troppo ampia e necessita di particolari specifiche. Quindi è anche bene magari avere delle, diciamo, delle indicazioni da parte, diciamo, degli operatori e quindi anche da parte vostra, appena ne vogliate dare. Grazie. Molto bene, grazie a Michele. Riccardo Roccasalva. Sì, buongiorno a tutti. Allora, in questa mezz'oretta, attendiamo un attimo le slide. Eccole qua. Allora, entriamo più nel dettaglio delle singole norme che riguardano il commercio in sede fissa. Allora, l'architetto Granatiero e anche il presidente Marrazzo hanno già, diciamo così, discusso delle principali novità. Le volevo soltanto brevemente illustrare, quindi non andando al di là di quello che loro hanno già detto, quindi che si tratti del primo testo unico che in Campania attendevamo da decenni, non da anni, questo è stato già detto. L'importante è la revisione dell'allegato A, le tabelle sui regimi abilitativi, quindi per ogni attività, che sia commercio in sede fissa, commercio ambulante, distribuzione carburanti, somministrazione e quant'altro, quotidiani e periodici, c'è una tabella che disciplina appunto in ragione dei vari eventi che colpiscono la vita dell'impresa, apertura, subingresso, eccetera, qual è il regime, autorizzazione, scia, comunicazione, eccetera, quindi se scia unica, scia condizionata e così via. Quindi questo è sicuramente un elemento che contribuisce alla chiarezza del sistema. Vado veloce per non sovrappormi agli interventi di chi mi ha preceduto. Rispetto al SIAD posso soltanto aggiungere, rispetto a quello che diceva l'architetto Granatiero, che una novità importante rispetto alla legge regionale 1/2014 è che nella precedente legge regionale sul commercio il SIAD poteva essere approvato in adeguamento e in variante, e cioè in adeguamento, come sapete, se l'individuazione da parte dei comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avveniva senza variare gli indici edificatori delle aree o senza aumentare i volumi, quindi senza la necessità di una variante. E invece c'era la possibilità anche dell'approvazione in variante, quindi laddove l'applicazione dei criteri e degli indirizzi dati dalla legge comportasse la realizzazione di nuovi volumi o cambio di destinazione d'uso delle aree o degli edifici, se vietati dallo strumento urbanistico generale. Invece con la nuova legge, col testo unico, è previsto, lo dice testualmente l'articolo 19,2, l'approvazione in conformità allo strumento urbanistico generale. Quindi questa è sicuramente una prescrizione di carattere, come dire, di pianificazione commerciale, di pianificazione urbanistica commerciale importante. Aggiungerei il SIAD sempre come differenza rispetto a prima, giusto per rendere un po' più chiaro le modifiche. Il SIAD può prevedere, non necessariamente prevede, come era scritto nella legge regionale 1/2014, dagli esercizi di vicinato del centro storico la superficie di vendita massima di 150 metri quadrati. Sapete che questa era una possibilità data dalla 1/2014, anzi più che altro, come era scritto, sembrava quasi una prescrizione, quindi il SIAD prevede. Oggi invece è scritto, ritengo più opportunamente, il SIAD può prevedere, quindi è una facoltà di limitare appunto la quadratura massima del vicinato all'interno dei centri storici. Per il resto, sia per quanto riguarda la procedura di formazione di carattere comunale, quindi il previo ascolto e concertazione con gli organismi rappresentativi, sia l'approvazione poi da parte della regione, quindi dell'architetto Granatiero, sostanzialmente è identica.
Per quanto riguarda sempre le differenze del nuovo testo unico rispetto alla previgente legge regionale, nei mercati su area privata la superficie massima dei posteggi scende da 80 a 70 metri quadrati e una cosa interessante, nelle misure di semplificazione di cui ci parlava prima l'architetto Granatiero, viene riproposta la contestualità del titolo edilizio e di quello commerciale. Questa cosa, chi di voi tratta la materia da qualche anno, non era prevista testualmente nella 1/2014, ma era prevista nell'ancora precedente legge regionale, la 1/2000, proprio l'antesignana delle leggi regionali sul commercio. Ovviamente per chi lavora al SUAP la contestualità è una cosa normale, però è importante che sia stata ripristinata appunto questa previsione all'interno del testo unico del commercio. Ho preso delle slide anche per quanto riguarda i soggetti a cui non si applica il testo unico, non credo che ci sia bisogno di commentarli, sono sostanzialmente gli stessi previsti dalla norma, anche rispetto alla vecchia normativa, ma quindi farmacisti, titolari di generi di monopolio se vendono soltanto a generi di monopolio, produttori agricoli, artigiani che siano in possesso naturalmente dei requisiti previsto dalla legge 4, la legge 443 dell'85 per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione, le altre le trovate, pescatori, chi vende o espone le proprie opere d'arte, la vendita dei beni del fallimento, la vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti e gli enti pubblici e persone giuridiche private che vendono pubblicazione o altro materiale informativo. A questi non si applica il testo unico. Andando avanti, per quanto riguarda la classificazione, a cui eravamo abituati a partire dalla legge regionale 1/2014, è rimasta quella, quindi esercizi di vicinato, merci ingombranti e tutte le altre MAM, quindi le medie alimentari e misti, le medie extraalimentari e così via. Quindi dal punto di vista della tipologia non ci sono novità. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, l'unico aspetto che ho segnalato in queste slide è che una norma che era corretta, insomma, l'insediamento è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico espressamente ne vieta la realizzazione. Se ci fossero zone, la regola naturalmente è la localizzabilità degli esercizi di vicinato. L'eccezione, appunto, l'eccezione è la non possibilità di localizzazione. Se il PRG o il PUC non prevede questa possibilità. Regole opposte, invece, regole diverse valgono per le medie, per le grandi e anche in qualche misura anche per gli esercizi di merci ingombranti. Questa è la tabella di cui parlavamo prima, quindi l'allegato A, il quadro diciamo così riepilogativo dei regimi abilitativi previsti. Vedete, per quanto riguarda l'apertura, ampliamento e trasferimento di sede sono previste o la scia unica. Per il subingresso è prevista la comunicazione o la scia unica, per gli eventi di minore impatto, quali la riduzione di superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico e la cessazione, è prevista la semplice comunicazione. Quindi per il dettaglio, naturalmente, poi vi invito a consultare l'allegato A al testo unico. Per quanto riguarda le medie strutture di vendita, c'è l'articolo 27 del nuovo testo unico che prevede il ruolo importante del SIAD nel disciplinare i criteri che presideranno all'apertura, all'aggiunta e all'ampliamento del merceologico oppure all'ampliamento di superficie, nonché naturalmente anche il trasferimento di sede. Naturalmente questo non vuol dire che questa è sempre materia molto delicata e molto, come dire, attuale, non vuol dire che il SIAD subordini l'approvazione o meno del SIAD subordini la localizzabilità in sé delle medie strutture di vendita. Questo poi vediamo subito in che senso. Comunque, facendo un passo indietro, per quanto riguarda le medie strutture di vendita, quali sono gli adempimenti dei comuni? Sicuramente adottare le norme sul procedimento. Quindi in particolare a cosa si riferisce il testo unico del commercio? Sicuramente alla
al regolamento per le attività commerciali, quello che l'articolo 19,10, testo attuale, prevede come allegato obbligatorio del SIAD. Quindi le norme sul procedimento che riguardano le domande relative alle medie, che stabilisce il termine, questo è importante, non superiore a 60 giorni entro cui le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego. Questo sapete che è una norma che trae origine sin dall'articolo 8 del vecchio decreto Bersani, 114 del 98, e ricordo sempre che occorre naturalmente affinché l'interessato possa avvalersi del silenzio assenso, che sia la documentazione sia completa dal punto di vista, se non altro, formale, quindi sia prevista tutto ciò che è indicato poi in un altro allegato al medesimo testo unico. Un paio di slide le ho dedicate a un argomento particolare perché l'articolo 27,4 dà una definizione leggermente diversa rispetto a quella che era la definizione prevista dalla norma omologa, l'articolo 17 della 1/2014, e questo ha già creato da parte di qualche comune richieste di chiarimenti. In particolare, noi come Formez facciamo da qualche anno, da anni, assistenza, affiancamento consulenziale al SURAP. È arrivato al SURAP proprio un quesito da parte di un comune della Campania che, appunto, leggendo il nuovo articolo 27,4, si era posto delle domande, cioè cosa dice questa nuova norma? Dice le autorizzazioni all'apertura e all'ampliamento di una media struttura sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio se concorrono le conseguenti condizioni, quindi se cumulativamente sussistano tutte le seguenti condizioni, cioè accorpamento e concentrazione, assunzione di nuovo personale, reimpiego di personale, eccetera. Mentre invece la corrispondente norma della 1/2014 diceva che le autorizzazioni in questi casi devono essere concesse. Questo cosa vuol dire? Naturalmente, senza pretesa di fare interpretazione autentica, perché io non rappresento la regione, però ragionando a alta voce insieme a voi. Anche leggendo altre norme del testo unico, questo non vuol dire che le nuove aperture ordinarie, cioè che non avvengono tramite accorpamenti, concentrazioni, eccetera, siano vietate, tutt'altro. Infatti, lo stesso articolo 19,9, quello che contiene la disciplina del SIA, del contenuto del SIA, dice: le domande per l'apertura di medie strutture nei comuni dove non è vigente il SIAD, quindi parla. Questo comma parla soltanto dei comuni dove non è vigente il SIAD, sono ammesse se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate a insediamenti di attività produttive, attività terziarie e attività le stesse correlate. Quindi sicuramente parliamo di zone territoriali omogenee può essere sicuramente anche eventualmente zone territoriali B, quelle di espansione, eccetera, ma sicuramente le zone D, più quelle naturalmente che sono previste dal singolo piano regolatore dal singolo PUC. Nei comuni dove, quindi sì, purché naturalmente, quindi sono ammessa la localizzabilità, purché naturalmente ci sia la compatibilità con le zone territoriali omogenee. Nei comuni invece dove il SIAD è già approvato, lo stesso articolo 19, ma qualche comma precedente al comma 5, ci ricorda che il SIAD non contiene, questo vuol dire che non deve contenere, tutte le seguenti restrizioni. In particolare ve ne ho sottolineate due per rispondere a quel quesito, e cioè la lettera A, il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area, e la determinazione di contingenti o parametri commerciali, comunque definiti per l'insediamento delle attività. Quindi il SIAD non può prevedere queste restrizioni. Queste sapete che è una norma che trae origine direttamente dal vecchio, sono passati ormai quasi 9 anni, dal vecchio decreto Salva Italia, quello all'epoca c'era il governo Monti, quando l'Italia sembrava che stesse scivolando verso il default, lo spread era a 500, se vi ricordate, dicembre 2011, per cui il decreto legge 201 prevedeva appunto all'articolo 31 tutta questa serie di divieti, di restrizioni alle attività commerciali, tra cui appunto questi: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e la determinazione di contingenti o parametri commerciali. Quindi sicuramente il SIAD non può impedire in astratto la localizzabilità di una media. Sicuramente sì, invece, può prevedere
un'ordinata localizzazione attraverso appunto regole che però, torno un attimo indietro, regole che non devono essere meramente quantitative ma qualitative. Questo ce lo ricorda appunto la lettera C dell'articolo 19,5, la determinazione di contingenti o parametri commerciali. Quindi non deve essere più una mera imposizione quantitativa come avveniva fino a pochi anni fa. Questa è sempre l'allegato A del testo unico del codice del commercio relativo alle medie, quindi anche qui trovate, per quanto riguarda l'apertura, ampliamento e trasferimento, c'è sempre l'autorizzazione, ancorché sottoposta a silenzio assenso, come vedete citato l'articolo 20 della 241. Subingresso è sottoposto, a seconda della casistica, da comunicazione o a scia unica. E poi c'è la comunicazione anche qui per le ipotesi residuali. Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, sono maggiori, diciamo, le innovazioni introdotte dal testo unico del commercio, in particolare la domanda di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento viene, come si ricordava, l'architetto granatiero presentato al SUAP, corredata di tutta la documentazione prevista dall'allegato B. E dalla copia del titolo di disponibilità dell'immobile. Dopodiché, che cosa fa il SUAP? Intanto verifica la conformità della domanda rispetto alle prescrizioni di localizzazione fissate nel SIAD, o ricordiamoci, se ciò non è rispetto a, deve verificare se siamo in zona territoriale omogenea, se gli indici e i parametri del piano regolatore soddisfano ovviamente quanto richiesto dal promotore. Se questi prerequisiti sussistono, indice la conferenza dei servizi. Naturalmente la norma dice indice, scusate il bisticcio, correttamente, perché oggi la regola, come sapete, con la riforma della 241 operata dai decreti della riforma Madia, prevede come regolare, come ordinaria l'indizione, ma qualora il responsabile ritenesse che la pratica è connotata da una particolare complessità, motivatamente può direttamente convocare la conferenza dei servizi in forma contestuale. Quali sono le novità importanti? Intanto, come vi dicevo, appunto, c'è questa previsione dell'indizione, un rinvio dinamico alla 241 per quanto riguarda le modalità e i termini. Quindi, per tutto quanto riguarda la 241, vi invito a. Noi abbiamo fatto anche recentemente questi cicli di webinar organizzati dalla dottoressa Ferrara, abbiamo organizzato anche dei webinar sulla conferenza dei servizi. Potete scaricarvi la registrazione di quella fatta l'11 maggio e poi nelle prossime settimane ci sarà un ultimo evento proprio sulla conferenza, sempre un webinar. Quello che è interessante è che la regione qui, rispetto ai vecchi testi, alla 1-2000, alla 1-2014, non individua più i componenti necessari, cioè regione, provincia e comune. Naturalmente non poteva essere diversamente, la Regione chiarisce che la conferenza non può chiudersi senza il voto favorevole del componente della Regione. E che cosa dice poi, sempre per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione della grande struttura di vendita? La favorevole determinazione conclusiva della conferenza decade dopo che sono decorsi 4 anni dalla data del verbale, in caso di inerzia del richiedente. Direi, più che dal verbale, possiamo considerare dalla data di comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza, e come sapete è quella che sostituisce, ai sensi della 241, tiene luogo di tutti gli atti di assenso delle amministrazioni invitate in conferenza. La conferenza poi può essere anche prevista come modulo facoltativo nel caso in cui l'interessato chieda di esaminare, chiede appunto una domanda, faccia una domanda di autorizzazione non per le ipotesi di cui all'articolo 28, di cui 28,8. Se l'interessato non chiede, in questo caso, quindi è una facoltà, non un obbligo, se non chiede l'indizione, la domanda viene esaminata esclusivamente dal SUAP. Ora, naturalmente, esclusivamente io lo prenderei con beneficio di inventario, nel senso vuol dire, immagino, salvo per diverse interpretazioni da parte della Regione, esclusivamente vuol dire che non si indice la conferenza, ma comunque se il SUAP deve chiedere come è plausibile, come immaginabile, data la complessità in sé della domanda e quindi la pluralità di interessi in gioco, il SUAP può chiedere, naturalmente deve chiedere dei pareri laddove ci sia bisogno. Ad ogni modo, che vuol dire nell'elenco, qual è questo elenco di cui all'articolo 28,8? Si tratta di
dice la norma, ampliamenti dimensionali di una media struttura di vendita oltre il limite della grande struttura, ampliamento di una grande struttura già esistente in misura superiore al 20%, trasformazione di un esercizio merci ingombrante in grande struttura di vendita, eccetera. In questi casi, però, faccio notare che i procedimenti amministrativi, sia per questa tipologia, articolo 28,8, sia per le nuove domande, proprio di ex novo, sono sospese fino a che la giunta regionale non avrà adottato, ne accennava prima il presidente Marrazzo nel suo intervento, non avrà adottato con delibera le misure di sostenibilità. Quindi la regione dovrà stabilire quali dovranno essere le misure atte a garantire la sostenibilità dell'insediamento delle nuove grandi strutture di vendita o assimilate a nuove, per un periodo che comunque non può andare oltre i 12 mesi dall'entrata in vigore del testo unico. E con questo rispondo anche un primo quesito che era stato posto. Il testo unico è già entrato in vigore, chiedeva un collega se è già entrato in vigore. Sì, decorsi 15 giorni, è stato pubblicato il 27 aprile nel BURC, quindi il 12 maggio la prevede l'articolo 58, è entrato in vigore. Cosa vuol dire sostenibilità? Questo è un articolo molto importante. Entro 180 giorni la giunta regionale deve individuare le misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale o ambientale nel rispetto di determinati parametri. Quindi questi naturalmente verranno poi esplicitati nella delibera appunto di giunta regionale. Quello che è importante, lo dico a tutti i referenti comunali che ci stanno ascoltando, i comuni, in coerenza con le misure di sostenibilità e i criteri per la localizzazione di nuovi insediamenti commerciali disposti dalla giunta regionale, individuano nello strumento urbanistico le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali. Quindi questo vuol dire, immagino, salva diversa determinazione, diversa interpretazione da parte della regione, che anche i comuni in cui c'è un SIAD approvato dovranno in qualche modo leggere questa delibera e verificare se il proprio SIAD continua a rispettare questi requisiti, o meglio, rispetti questi nuovi requisiti che verranno posti dalla Regione Campania, o se invece c'è bisogno di un adeguamento. Ricordo sempre che anche per le grandi strutture vale quanto disposto a proposito del SIAD dall'articolo 19,9 del testo unico, dove il SIAD non è vigente, cioè le grandi strutture sono ammesse se ricadenti nelle zone territoriali omogenee compatibili. Quindi quello che vi ho detto per le grandi vale per le medie, vale anche per le grandi. Due novità importanti, concludendo, per quanto riguarda la normativa sulle grandi strutture di vendita: viene introdotto un obbligo di corrispondere un onere aggiuntivo non superiore al 30% degli oneri di urbanizzazione primaria, questo già in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale. Questo plus, diciamo, che deve essere versato dal proponente, ha una destinazione vincolata, infatti deve essere destinata ad azioni di sostegno degli esercizi di vicinato. Quindi è una, come dire, questo è un segno tangibile di quello che la Regione ha esplicitato in maniera generica in uno dei primi articoli, no? Che vi sono stati anche illustrati dall'architetto Granatiero, quando si dice appunto tutelare gli esercizi di vicinato. Questa è appunto un'applicazione pratica di quel principio. Viene inoltre previsto l'impegno del soggetto richiedente ad attuare iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. Quindi sono due nuovi obblighi, questo naturalmente potrà essere chiesto dalla conferenza dei servizi, potranno essere previste specifiche prescrizioni da parte della conferenza dei servizi. Questo è il regime abilitativo previsto sempre dall'allegato A per quanto riguarda le grandi strutture di vendita. Anche qua trovate la consueta riproposizione dei vari regimi abilitativi. Per quanto riguarda centri commerciali outlet e factory outlet, che vi ricordo i factory outlet center sono aggregazioni di esercizi commerciali di tipologia outlet, questi sono autorizzati secondo le modalità di esercizi commerciali di dimensione corrispondente. Quello che è importante notare è che le autorizzazioni o le SCIA per i centri commerciali delle singole attività poste all'interno del centro derivano da un unico provvedimento generale. Questo non è cambiata la norma naturalmente rispetto alla 1/2014. L'autorizzazione unica, diciamo, dello sportello unico può essere rilasciata anche a un soggetto promotore, come tipicamente avviene, no? Spesso sono
società che non hanno direttamente nel proprio oggetto sociale l'esercizio dell'attività, ma sono più società di immobiliario o quant'altro, quindi c'è un promotore che poi scaglionerà nel tempo, quindi come dire, effettuerà uno split, una divisione dell'unica autorizzazione ai vari soggetti che compongono il centro commerciale. Da notare che nei centri commerciali la superficie di vendita complessiva degli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 30% dell'intera superficie di vendita, dove si intende naturalmente la superficie netta di vendita. Questa è appunto un'ulteriore misura volta a tutelare in qualche modo anche gli esercizi di vicinato nell'ambito dei centri commerciali. Sugli EMI non ci sono molte variazioni, sono ovviamente esercizi di merci che vendono merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata. Anche qui vale quanto detto per le medie e per le grandi. Se il Comune stabilisce nel SIAD limitazioni delle superfici degli esercizi speciali, anche in maniera differenziata per le diverse zone, ma ricordiamoci che vale sempre il disposto dell'articolo 19,9, cioè anche qui la mancata approvazione del SIAD non può comunque pregiudicare in astratto la localizzabilità degli EMI, naturalmente nel rispetto del piano regolatore del PUC vigente. Qua ci sono i regimi abilitativi, sul mercato di area privata anche qua non ci sono grandi variazioni, come vi ho detto è soltanto c'è un limite minimo il limite minimo scende da 80 a 70, cioè il limite massimo, chiedo scusa, dei singoli posteggi. E ricordiamoci che non devono prevedere i mercati su area privata l'installazione di strutture fisse nei posteggi, né possono essere edificate volumetrie. E anche qua è previsto la scia delle singole attività, derivano anche qua da un unico provvedimento generale rilasciato anche a un soggetto promotore. Quindi vale un po' il discorso che abbiamo visto per i centri commerciali. Qua c'è il regime abilitativo sempre previsto dall'allegato A per quanto riguarda il mercato sulle aree private, quindi anche qui si va apertura, ampliamento e trasferimento, abbiamo regimi di scia o di autorizzazione, per il subingresso abbiamo a seconda la comunicazione o la scia unica e anche qua per i regimi minori la comunicazione. Per quanto riguarda le aree di parcheggio, sono disciplinate dall'articolo 35, non ci sono riguardo ai parametri significative novità rispetto al corrispondente articolo della 1/2014, che era, vi ricordo, l'articolo 22. C'è una significativa differenza per quanto riguarda invece le aree standard, cioè la vecchia norma prevedeva che la dotazione di aree standard di parcheggio destinate all'utenza dell'esercizio soddisfa anche gli standard richiesti da altre normative urbanistiche. Tipicamente prima, quando si apriva una media, una grande struttura, il Comune chiedeva sia i parcheggi destinati alla collettività indifferenziata, quelli previsti dal DM 1444 del 68, sia i parcheggi destinati specificamente alla clientela. Con la 1/2014 diciamo che la dotazione soddisfava entrambi i requisiti. Ora questa previsione è scomparsa, vi segnalo soltanto il dato nudo e crudo, mentre per quanto riguarda la dotazione minima resta uguale. Infatti, come vedete, a seconda delle varie tipologie di esercizi, da M a M, quindi dalla media alimentare mista, fino ad arrivare a GACP, alle merci ingombranti e MAP, i coefficienti li potete leggere, sono esattamente quelli. Il tempo sta per finire, quindi brevemente anche per quanto riguarda le aree destinate a uso pubblico e movimentazione merci, la normativa ricalca quella prevista anche per quanto riguarda i coefficienti, ricalca quella prevista dalla 1/2014. Chiudo con alcune segnalazioni, cioè l'attività di vendita di prodotti alimentari, ricordiamoci sempre, è soggetta a rispetto dei regolamenti comunitari, non poteva essere diversamente, ce lo ricorda l'articolo 37 del testo unico, 852 del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e 853 del 2004. Vi segnalo tuttavia, e questo è un elemento interessante, che con un decreto dirigenziale del 30 aprile, quindi di poche settimane fa, del numero 117 della VG4, quindi la tutela della salute, sono state approvate le nuove procedure per le notifiche e il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività che riguardano l'origine, la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, che revocano e sostituiscono
quella famosa DGR che tutti ormai conoscevamo bene, la DGR 318 del 2015, modificata nel 2016. Quindi non dobbiamo fare più riferimento alla DGR del 2015, alla 318, ma a questo nuovo decreto dirigenziale. Quindi è stata introdotta anche, ve lo segnalo, la nuova revisione della master list, siamo arrivati alla numero 9, quindi la REV 9. Succede, la settimana successiva, con decreto dirigenziale 154, è stato approvato coerentemente il nuovo modello unico regionale per la SCIA sanitaria, comunicazione e riconoscimento. Attenzione, però, parliamo del modello unico regionale per quelle linee di attività relative chiaramente alla sicurezza alimentare e alla sanità pubblica e veterinaria, non ricomprese negli accordi Stato-Regioni vigenti. Quindi non è un accavallamento o una sostituzione rispetto al modello che conoscete voi, ma è semplicemente un modello unico che in qualche modo dà una valvola di chiusura, diciamo così, che tratta tutte quelle linee di attività non ricomprese invece negli accordi Stato-Regione. Ricordate il modello che è stato approvato anche a livello nazionale e regionale nel 2017. Ultima annotazione per quanto riguarda gli orari di vendita: gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. L'unico onere per l'esercente è comunicarlo all'utenza, quindi non è neanche prevista una comunicazione al SUAP, almeno da quello che si legge nell'articolo 39. Si legge semplicemente: l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi consultabili quando l'attività è chiusa. Naturalmente siamo in una situazione provvisoria, quindi quest'ultimissima slide vi ricorda che fino al 3 giugno ci sono delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale che prevedono in particolare la 49 e la 51. La 51 è proprio di 3 giorni fa, che parla di bar, baretti, vineria, gelateria, pasticcerie. Questi devono chiudere alle ore 23 e possono aprire, questo l'hanno specificato con una successiva integrazione, possono aprire a partire dalle 5 del mattino. Per quanto riguarda invece gli altri esercizi di ristorazione, che evidentemente non pongono gli stessi problemi di movida, diciamo, che pongono i primi, invece l'orario rimane liberalizzato, fatto l'obbligo di servizio al tavolo, quindi con divieto di buffet per evitare l'assembramento. Io avrei finito, quindi a questo punto non so se l'architetto Granatiero vuole cominciare a rispondere a qualche domanda, nel frattempo che comincio a leggerla anch'io. Quindi Michele, se Sì, posso già incominciare sarei tu a rispondere a qualche domanda. a rispondere a qualche domanda, mi sono già appuntato, molto brevemente ovviamente, ma una prima cosa volevo dirla, cioè per quanto riguarda tutti gli interventi che hanno necessità di adeguarsi alla nuova strumentazione prevista dal testo unico, in particolare, noi sappiamo che sia il SIAD sia altri interventi necessitano ovviamente di alcuni elementi, diciamo, di specificazioni, di definizione. Noi facciamo riferimento, in particolare per quanto riguarda il SIAD, proprio alla tempistica, cioè i 180 giorni che sono dati ai comuni per poter adeguare i propri strumenti urbanistici al testo unico sul commercio. Noi abbiamo visto, e questo ce lo dice la norma direttamente, che il SIAD è uno strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali. Cioè significa che il SIAD sostanzialmente diventa un elemento del piano regolatore. Allora, significa che noi entro 180 giorni dobbiamo adeguare gli strumenti in modo che siano compatibili, coerenti con il testo unico. Quindi significa che laddove abbiamo un SIAD non adeguato a questi livelli, dobbiamo entro 180 giorni provvedere assolutamente. È la prima cosa. Dopodiché c'era un'altra domanda che riguardava i modelli SCIA da utilizzare.
Noi sappiamo che periodicamente la regione, acquisendo la documentazione che viene prodotta dalla conferenza unificata delle regioni, produce una serie di documenti, diciamo, una modellistica, una cosiddetta modulistica standardizzata, che viene utilizzata praticamente in tutta Italia. È chiaro che la modulistica fino ad oggi è stata prodotta, gli ultimi elementi sono quelli che sono stati licenziati, mi sembra, a novembre 2019, dovranno ovviamente essere adeguati. È chiaro che l'utilizzo di questa modulistica può essere fatta anche attualmente, fermo restando che gli uffici regionali, compatibilmente con quanto è successo ultimamente, stanno già lavorando per, come dire, riprodurre la documentazione relativa alla modulistica in modo da adeguarla al nuovo testo. Ma è chiaro che, dovendo operare e non trovandosi in contrasto con i provvedimenti previsti dal testo unico, si può utilizzare e adeguare automaticamente, diciamo, la modulistica a questo. Oltretutto, a livello ministeriale, sono comunque presenti una serie di modelli che sono generalmente utilizzati, in particolare quelli che si usano per le imprese del giorno, e quindi voglio dire sono generici, ecco, diciamo così, ma estremamente validi, per cui sono comunque un elemento di riferimento se si volesse, come dire, ritrovare qualche elemento di maggiore dettaglio. Per quanto riguarda poi un'altra domanda, era relativa ai distretti del comune. I criteri non sono stati ancora definiti, quindi non è che possiamo già applicare attraverso come dire, delle proposte che vengono trasmesse alla Giunta l'articolo relativo ai distretti del comune. Prossimamente sarà licenziato o il regolamento o uno dei tanti regolamenti che potrebbero essere, come dire, redatti, al fine di poter dare risposta alle singole parti del testo unico, in particolare quelle in oro. Per quanto riguarda invece poi un'altra domanda, era relativa all'applicazione delle sanzioni circa la mancata comunicazione della cessata attività. Ecco, voglio dire, è chiaro che tutta la parte sanzionatoria è prevista dal testo unico, sostanzialmente non varia rispetto a tutti i provvedimenti sanzionatori già previsti dalle singole norme regionali e nazionali, ma che vengono però uniformate nel testo unico, quindi vengono unificate proprio come riferimento normativo. Ma di questo parleremo specificamente nell'ultima comunicazione del 10 giugno, e quindi credo che sia inutile dilungarsi adesso. Per il resto invece passerei direttamente la parola a Riccardo, al dottor Casalba, per la continuazione delle risposte. Sì, grazie Michele. Allora, mi ero segnato nel frattempo che tu parlavi qualche altro quesito, in particolare l'architetto De Notaris della provincia di Salerno, che saluto, chiede: per medie e grandi strutture non c'è più il ruolo della provincia in sede di conferenza dei servizi ai fini della verifica delle compatibilità territoriali? No, se è così vuol dire che queste strutture non possono in alcun modo comportare variante agli strumenti urbanistici. No, io nelle slide forse sono stato infelice nell'esposizione, ma non ho detto questo, ho detto semplicemente che la norma regionale non prevede più, a differenza della 1/2000 e della 1/2014, quelli che sono, come dire, le amministrazioni che necessariamente, obbligatoriamente devono partecipare. Questo non vuol dire che la provincia non debba partecipare, vuol dire che viene rimessa maggiormente alla chiamiamola discrezionalità, ma non è discrezionalità, diciamo agli adempimenti propri dei responsabili del procedimento presso il SUAP. Sicuramente alla conferenza dei servizi dovranno essere, sia se indetta sia se convocata, devono comunque partecipare tutti i soggetti portatori degli interessi politici e interessi pubblici chiamati in causa. Quindi se ci sono verifiche di compatibilità territoriale, è chiaro, è necessario che almeno finché la norma sarà quella, è chiaro che la provincia dovrà esprimersi, soprattutto in caso di variante, visto che nella regione Campania la provincia comunque è l'ente delegato a esprimersi in questi casi, quindi sicuramente sì.
Tra l'altro, può essere, anzi, ringrazio l'architetto De Notaris per lo spunto. Questo vuol dire che nel SIAD magari può essere opportuno specificare meglio questo passaggio. Così come viene chiesto da Guglielmo Colamarco sul commercio ingombranti, quindi per ieni, è prevista una procedura semplificata per i piccoli commercianti di ingombranti, magari parametrizzata ai metri quadri della superficie commerciale? Pensiamo a un piccolo commerciante di materassi a rete o a un piccolo rivenditore di auto, ma la risposta, leggendo il testo unico, no, naturalmente, quindi non c'è una procedura semplificata. Questo naturalmente non vuol dire che una norma di semplificazione procedimentale, fatto salvo naturalmente il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dal testo unico, non possa essere inserita anche qui nel regolamento commerciale, che ricordiamo è un allegato obbligatorio del SIAD. Quindi in quel caso sicuramente il comune potrebbe discernere e distinguere a seconda della complessità, ma ripeto, sempre nel rispetto primario dei parametri e dei principi posti dal testo unico. Ancora una domanda importante, qua provo a rispondere, magari anche mi interessa Michele, l'architetto Granatiero, se è d'accordo con me. Maria Di Santi chiede: avendo in dotazione un SIAD che prevede contingentamenti, come procedere per le autorizzazioni all'esercizio delle medie strutture di vendita nelle more dell'adozione di un nuovo SIAD che non prevede vecchi contingentamenti? Allora, abbiamo detto che sicuramente il SIAD ormai è testuale il disposto del testo unico del 2020, non prevede proprio il divieto di parametrare la localizzabilità di medie strutture, ripeto, a parametri quantitativi. Quindi non puoi contingentare, puoi dare come comune criteri qualitativi, quindi legati alla tutela naturalmente di interessi di rango costituzionale, la viabilità, l'ambiente, la sostenibilità. Non a caso la Regione Campania, l'articolo 30, parla proprio di sostenibilità. Quindi sicuramente occorrerà un adeguamento da questo punto di vista del SIAD. Ecco, mi interessava capire anche Michele se era d'accordo con me. È necessario, perciò dicevo, in 380 giorni bisogna assolutamente adeguare gli strumenti, quindi prima si fa meglio è. Perfetto. Un'altra domanda da parte scusa Michele, no. Un'altra domanda da parte dell'autoressa Monica Iazzetti, che saluto. Io saluto quelli che non, vi saluto tutti, solo che qualcuno conosco in particolare, quindi ma consideratevi tutti salutati. Monica chiedeva: per ieni la classificazione dell'articolo 24 del testo unico è meramente semplificativa, come credo, o esaustiva? No. È assolutamente semplificativa, ma questo lo dice, soccorre il tenore letterale proprio dell'articolo 24, dice come ad esempio, quindi è chiaro che la Regione opportunamente dà un criterio per orientarsi. Poi è chiaro che possono essere i più vari, anzi, anche qui, se un comune sa che ha una propria specificità di merci ingombranti nel proprio territorio, nella propria realtà, nel regolamento commerciale può ulteriormente e sicuramente specificare quanto sopra. Un'altra domanda fatta da Riccardo Durante: testo unico già in vigore dal 12 maggio, si può già operare o necessita l'adozione dei decreti attuativi? Abbiamo già risposto sicuramente io e l'architetto Granatiero, quindi ci sono norme immediatamente precettive, altre, come per esempio tutte quelle che riguardano la localizzazione delle grandi strutture di vendita, che richiedono invece l'adozione di provvedimenti attuativi da parte della Regione, e in mancanza entro un anno non è possibile appunto presentare nuove domande. Quindi dipende, alcune norme sono la maggior parte, la stragrande maggioranza sono immediatamente precettive, qualcuna è legata invece ad adempimenti successivi. Monica Tommaselli. I Ah, comuni che scusami. hanno già un SIAD approvato Sì, c'era una anche in domanda. forma semplificata, Vuoi rispondere tu, Michele, a questa? Sì. io ritengo che non è che va Prego. conservato lo strumento della forma semplificata perché non esiste più nel testo unico. Sostanzialmente bisogna capire se lo strumento in vigore è, come dire, funzionale alle interpretazioni legate al nuovo testo unico. Quindi se è compatibile con il testo unico va conservato,
se no deve essere modificato. Va bene, c'è ancora spazio per una risposta, Riccardo, o chiudiamo e rispondiamo la prossima volta? Possiamo, vabbè, rispondiamo poi sempre via, sempre tramite 20 piano, rispondiamo poi. Per domande, ulteriori domande rispondiamo su eventi.pa, avrete a tutte le risposte che non abbiamo dato io e l'architetto Granatiero, risponderemo per iscritto. Bene, vedremo su eventi.pa. Grazie a tutti, grazie anche a Stefania che ci ha supportato e ci vediamo al prossimo incontro, ci vediamo il 3, arrivederci e buona giornata. Mercoledì. Grazie. Arrivederci a tutti.